Benvenuti nei canali di informazione Punto Ortona e DPE Video. Accanto a noi abbiamo Gabriele Di Berardino, dirigente storico della Tompesi Calcio a 5, con grandi esperienze alle spalle. Ha assistito anche alla vittoria della Coppa dei Campioni con il Montesilvano, è giusto? Giustissimo Tommaso, bei ricordi, diciamo che la storia ormai... Correva l'anno? L'anno 2011, 2010-2011, sì, era in quel di Almaty, dopo che avevamo fatto già due round, uno addirittura a Montesilvano dove ci eravamo qualificati, poi l'altro siamo andati addirittura in Siberia dove siamo scesi a meno 40, sinceramente faceva un pochettino freschetto e lì siamo stati anche un pochettino fortunati perché abbiamo fatto, grazie a un gol di Adriano Foglia, un golazzo da centrocampo, paparone del portiere, dobbiamo anche puntualizzare. Ci ha portato in quella finale di Almaty dove eravamo gli sfavoriti, però la dea bendata a volte, sai, quando parti sfavorito ti dà una grossa mano e abbiamo riportato quella famosa Coppa dei Campioni che io dico sempre, mi dispiace per l'Italia, ma a memoria d'uomo nessun'altra squadra riuscirà a conquistarla. Qual è stato il segreto di quella squadra, quello squadrone? Il segreto è stato quello di stare tranquilli, di non credere che stavamo facendo una finale di Coppa dei Campioni. In effetti noi avevamo squadre blasonate come l'Almaty, che era la squadra di casa, c'avevamo il Benfica, c'avevamo lo Sporting Lisbona, quindi squadre di grandissima caratura tecnica. Noi invece siamo arrivati lì belli tranquilli, consapevoli che non dovevamo fare niente, però ecco, poi alla fine, ripeto, quella dea bendata che ci ha dato una grossa mano. Cosa c'ha la Tompesi di simile rispetto a quella squadra? Il gruppo? Sì, sicuramente noi abbiamo un grandissimo cuore, dei grandissimi ragazzi che veramente, ecco, dal lunedì si lasciano alle spalle la partita del sabato e incominciano a pensare già alla prossima. E l'abbiamo visto anche sabato scorso, l'abbiamo visto anche due sabati fa, che eravamo con due espulsioni, siamo arrivati addirittura a pareggiarla quella partita che tutti quanti l'avevano messa persa, e l'abbiamo visto anche l'ultima partita qui a Caldari, un cuore grandissimo, dopo il 4-4 nessuna squadra avrebbe reagito così e noi fortunatamente, grazie a quel gollazzo di Lucio Moragas, li abbiamo battuti e ancora stiamo sperando di vincere questo campionato che ha un punto davanti alle altre due contendenti, le due squadre romane, e vediamo un attimo che succede sabato a Celano. Sabato è l'ultima partita del campionato, se la Tompesi vince va in A2 Elite, un traguardo storico che non può scappare ai gialloverdi. Sì, sicuramente non può scappare, anche perché dipende tutto da noi. Rientrano gli squalificati, quindi rientra Romagnoli, rientra Iervolino. Abbiamo giocato sabato scorso con Jonathan De Betio che tra virgolette ha giocato con un piede solo. Però ripeto, tutti quanti hanno dato dall'ultimo al primo all'ultimo, anche dei ragazzi abbiamo visto, ha fatto due gol un ragazzo 2007, quindi diciamo che anche lui buttato nella mischia ha dato del suo, quindi ecco, adesso l'ultima spiaggia ce l'abbiamo a Celano. Ripeto, loro non hanno niente da perdere, niente da vincere, sono salvi già da diverso tempo, però io ripeto, conoscendo le squadre di calcio a 5 ci darà anche un pochettino fastidio. Massimo Morena, allenatore della Tompesi. Massimo, ci siamo, arriva l'ultima partita, il passaporto per salire in Serie A2 Elite. Sì, è una settimana importante, stiamo lavorando bene perché sappiamo che il destino è nelle nostre mani, quindi ci stiamo preparando al meglio perché sarà una trasferta insidiosa, un campo molto difficile che conosco molto bene, però noi abbiamo soltanto un risultato a disposizione che è la vittoria e faremo di tutto per vincere questo campionato, perché il lavoro che ha svolto questa società, questa squadra, il mio staff è stato un lavoro eccellente e quindi vogliamo portare a termine questo lavoro nel migliore dei modi.
a Tom Pesi scenderà in campo al gran completo, rientrano gli squalificati, la squadra è in ottima forma, non può fallire questo obiettivo. Certo, sì, recupereremo dei giocatori validi come Iervolino e Romagnoli che la scorsa partita erano assenti per squalifica. È chiaro che sarà una partita difficile perché un po' sarà anche la tensione di voler portare a casa questa vittoria, però noi non ci possiamo concedere nessun tipo di errore, dobbiamo entrare in campo determinati come sempre abbiamo fatto, ecco, e sarebbe un peccato steccare l'ultima partita. Io ho visto in settimana una squadra molto, molto vogliosa, attenta, e questo è importante perché, come ho detto prima, sarà sicuramente una partita difficile su un campo difficile e quindi dobbiamo tutti dare non il 100%, ma il 1000 per 1000. L'importante è entrare in campo super concentrati, non sbagliare l'approccio alla partita. No, l'approccio sarà determinante perché non vogliamo assolutamente tenere in partita l'avversario, che è un avversario di livello. È chiaro che dal canto nostro ce la metteremo tutta, poi è chiaro che il campo poi dirà se la Tombesi merita effettivamente questa promozione oppure no. La fase di non possesso sembra la più complicata, bisogna stare sempre attenti. Sì, la fase di non possesso sì, ma la mia squadra attualmente è la miglior difesa del campionato e questo già può essere un segnale. Noi puntiamo molto sulla fase difensiva perché abbiamo dei giocatori molto forti e importanti, poi ecco, sin da subito abbiamo trovato i giusti meccanismi e se ci troviamo all'ultima giornata a giocarci il campionato non possiamo fare altro che un applauso a questi ragazzi che veramente sono stati straordinari. 3 pareggi, 3 sconfitte, tutte vittorie, veramente un bel bottino. Un bel bottino considerando che sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo perso soltanto 2 partite in 2 campionati e questo non è poco. Abbiamo costruito tanto in casa ma abbiamo fatto altrettanto in trasferta, magari per chi si lamentava del nostro campo che hanno sempre detto che non è un campo regolamentare, ma io voglio sottolineare che la Tombesi soprattutto fuori casa ha costruito il suo fortino, quindi non c'è stata questa differenza tra casa e fuori, quindi la difesa, la squadra della Tombesi ha dimostrato di essere un'ottima squadra sia in casa che fuori casa. E poi non dimentichiamo un altro particolare importante, che noi non eravamo assolutamente la squadra più forte di questo girone perché ci sono squadre come l'Euro, lo Sporting Hornets, l'Italpol, che sono la stessa Academy Pescara, che sono squadre forse che sulla carta più forte di noi, ma noi abbiamo dimostrato che di essere una squadra vera, un gruppo compatto, e se ci troviamo lì primi in classifica vuol dire che abbiamo fatto qualcosa più degli altri. Buona fortuna a Massimo Morena e alla Tombesi, in bocca al lupo. Grazie. Paolo Aiello per scaramanzia vuole essere chiamato Mauro. Allora, Mauro Aiello, professore, lei ha in mano il lato atletico dei giocatori della Tombesi. Diamo un voto. Un voto sarebbe riduttivo, diciamo che è stata una stagione eccellente perché è un gruppo di ragazzi che si è sempre messo a disposizione con una volontà e un'attitudine encomiabile, insomma, quindi un voto sarebbe legato a un semplice numero, invece qui è ben tutt'altro. Lì è un uomo di fiducia dell'allenatore Massimo Morena. Sì, col mister abbiamo instaurato un rapporto basato sulla fiducia oltre che su un'amicizia personale, nel senso in questi ambienti qui lo staff rappresenta tra virgolette un mattone fondamentale per raggiungere determinati traguardi e successi, ma ci deve essere anche una grossa simbiosi da un punto di vista anche personale oltre che professionale, almeno per noi è andato in questa direzione, ecco, fino adesso tutto è andato alla grande. Jonathan De Betio, come andiamo? Andiamo bene, speriamo bene sabato, abbiamo lavorato benissimo questa settimana, speriamo che possiamo il campionato a casa. A livello mentale, come sta la squadra? Carico, sempre concentrato perché sappiamo la partita. Bella carica. Fare, sì, sappiamo che dobbiamo vincere, è quello che importa. L'ultimo sforzo, l'ultima fatica della Tombesi, a sì. Celano. Sicuramente danno il 100% perché, come ho detto, è l'ultima partita. Dobbiamo vincere, punto.
Giuseppe Iervolino si rientra in campo da titolare domenica, l'ultima partita, l'ultima chance per la Tombesi per salire in paradiso. Sì, sabato abbiamo l'ultima partita di campionato che diciamo è la più importante, dato che ci può consegnare la vittoria del campionato. Siamo pronti, ci alleniamo per questo, non vediamo l'ora di competere col Celano. Buon lavoro. Grazie mille. Luca Ammirato, una bella partita sabato scorso. Sì, bellissima partita, siamo riusciti a vincere nel finale, è stata molto difficile, ci hanno messo molte difficoltà, però all'ultimo istante siamo riusciti a vincere. La Tompesi parla anche giovane. Sì, sì, il mister ci sta dando spazio, anche grazie alla squadra ci troviamo molto bene, continuiamo a lavorare, speriamo per quest'ultimo passo sabato contro il Celano. Forza Tombesi. Dario Dell'Oso, capitano della Tombesi. Oggi il rosso, che significa? Significa che siamo pronti per fare allenamento. Siamo pronti per fare, speriamo che sia l'ultimo allenamento della stagione. Da una parte dispiace, perché comunque quando si conclude una stagione passata con questi ragazzi c'è sempre un po' di nodi, dispiacere, che comunque poi finisce tutto. Speriamo però dall'altra parte di farla finire sabato, ma sappiamo che dipende da noi e ce la metteremo tutta per farla finire sabato. Come vede la squadra attualmente tu? La squadra è sempre stata bene, abbiamo avuto giustamente i nostri periodi difficili, i nostri momenti che tra squalifiche e infortuni ci hanno messo un pochino in difficoltà, ma abbiamo sempre reagito bene, quindi non vedo una squadra stanca, una squadra è pronta. E ci sente anche un po' allenatore, perché guarda la partita dalla panchina, incita, richiama i compagni. Insomma, si sente parte integrante di questa società. Ma parte integrante assolutamente, perché altrimenti non ero qua. Allenatore no, perché l'allenatore c'è lui, io gli posso dare qualche consiglio, ma a bocce ferme durante la settimana. Ma abbiamo Massimo e ci sta Massimo. Ah, vabbè, qualche strillata ci sta. Vabbè, no, vabbè, le strillate da parte mia sono per tenere svegli i miei compagni e anche gli arbitri. E l'esperienza che viene fuori, e magari ci diamo una mano così. Avanti tutta. Assolutamente.